Siamo a luglio, fa caldo, è un inferno. Io sono qui in sala a leggere l'ennesimo audiolibro. Ennesimo non perché mi siano venuti a noia, per carità. Scopro sempre dei romanzi stupendi. Visto che io sono qui nell'inferno a leggerli, tu potresti fare lo sforzo di ascoltarli sotto l'ombrellone, di notte, quando stai quasi dormendo, guidando, sul motorino, in macchina, sul traghetto che ti porterà in Grecia, sull'aereo che ti porterà alle Bahamas, ovunque, ovunque si può ascoltare un audiolibro. Quando gli occhi si affaticano e non ti va di leggere, puoi sempre ascoltare.